Pronto a Cagliari, Cagliari contro Lazio, 28esima giornata di campionato nel ricordo di Davide Astori con tutti i giocatori rossoblù che sono scesi in campo indossando la maglia numero 13 del loro ex capitano, della loro ex bandiera. I biancocelesti cercano punti importanti per continuare la loro lotta Champions League. Speriamo che da azioni di questo tipo, da calcio piazzato, si possa magari trovare il movimento giusto e l'occasione giusta, perché Lazio ha fatto tanta fatica a creare occasioni da gol e gioco. Vediamo se da fermo Luis Alberto riesce a scodellare il pallone in mezzo. Gol! Il gol della Lazio! Lucas Leiva ha segnato per la Lazio. Non so se sia stato lui l'ultimo a toccare o se ci sia stata un'ultima deviazione da parte di un giocatore del Cagliari. Fatto sta che la Lazio pareggia. Il cross tagliato di Luis Alberto all'interno dell'area di rigore sul secondo palo. Lucas Leiva è entrato da dietro e ha probabilmente costretto all'autorete il giocatore del Cagliari. È Cippitelli che di testa ha insaccato alle spalle di Cragno il gol del pareggio, 1-1 tra Cagliari e Lazio. Milinkovic riesce a servire Luis Alberto, ancora Felipe Anderson, forse una delle ultime occasioni, cross in area di rigore, colpo di tacco, gol! E il gol di Ciro Immobile! La pareggiamo con Immobile! Un colpo di tacco straordinario, una giocata incredibile! Il pareggio della Lazio in extremis quando mancavano 15 secondi alla fine! Il tiro cross di Felipe Anderson, Immobile di tacco! Riesce a segnare il gol più difficile! Dopo che per tutta la partita la Lazio non si era praticamente vista, Immobile si inventa una giocata eccezionale di tacco! Insaccando il gol del 2-2 in extremis, Ciro Immobile, un gol incredibile in extremis. Ci portiamo a casa un pareggio che è poco per quello che questa partita avrebbe dovuto darci, ma che è immenso, straordinario, quasi inimmaginabile per come si era messa. Ciro Immobile di tacco alla Roberto Mancini in un Lazio Parma di qualche anno fa, anche in questo caso si inventa un numero incredibile.